Saranno oltre 5 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il ponte del 25 aprile. La stima arriva da Federalberghi, che spiega come quest'anno l'estrema vicinanza dell'altro ponte, quello del 1 maggio, consentirà a 1 milione di connazionali di prolungare le proprie ferie fino a quel periodo. Per quanto riguarda la permanenza, media di chi andrà in vacanza sarà di 3-6 notti, con una spesa media pari a 344 euro. 293 euro per chi rimarrà in Italia, 476 per chi andrà all'estero per un giro d'affari che si aggira intorno a 1,7 miliardi di euro. Ma quali le mete preferite per gli italiani che rimarranno nel bel paese? Il 47% andrà al mare, il 23% in montagna, il 17,5% in località d'arte maggiori e minori. La maggior parte sceglierà di andare in casa di parenti o amici, seguita dall'albergo, dalla casa di proprietà, dall'appartamento in affitto, dai bed and breakfast e dai villaggi turistici.